Parlare della sfiga proprio non si può. E la morte no, non è mai stata un argomento pop. Rabbia e protesta non sono proprio il top. Il dolore e l'ingiustizia no, non brillano neanche un po'. Io ti dico lo so, ci ho provato ma no. Un album che arriva inaspettato, come una sorpresa, come un sogno, come una dedica, come un'ipotesi che si realizza. Perfetto come un tondo, come una palla, come un disco che gira, anzi come una piccola sfera, come uno Sputnik. Capace di portarci idealmente e magicamente in orbita senza mai perdere di vista la Terra e che possa essere almeno per un po' uno straordinario compagno di viaggio. Tutto questo è Sputnik, il nuovo disco di Luca Carboni, 12° album di inediti della sua carriera. Ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Sono una grande festa. Gli esseri umani sono tristi per natura, ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro. Ero tentato ma no, e va bene. Perché questo nome? Ma questo nome perché intanto è il titolo di una canzone, la canzone che chiude l'album. Dopo ho pensato che poteva essere il titolo di tutto perché ha un significato molto romantico, compagno di viaggio, ed è quello che un po' mi auguro che possa fare questo disco, essere il compagno di viaggio come lo è stato per me, nel farlo, anche adesso spero per la gente che se lo porti un po' con sé. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Tu dici che questo Sputnik lo definisci una piccola palla che ti può portare magicamente in orbita. Ma lo Sputnik era il primo satellite ed era appunto una palla, non era un missile, un simbolo diverso. Mi piaceva questa cosa che insomma fosse una sfera, un tondo, tondo come un CD, come una cosa perfetta. Magicamente splendidamente pop, un lavoro di grande sintesi artistica, musicale e concettuale, rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Ogni disco ha una storia a sé, spero che questo disco possa anche appunto arrivare alle nuove generazioni. Parliamo del tuo tour che parte ad ottobre, sarai anche a Bari. Sì, sarò a Modugno, al Demodé, e questo è un giro che parte il 12 ottobre, che è il giorno del mio compleanno, e mi regalo un po' questa festa da vivere, poi non solo il 12 ottobre, ma in tutte le date, sul palco, insieme al pubblico, e speriamo di fare davvero un concerto spaziale. Insomma, una grande festa. Una grande festa da vivere insieme. Ma cosa te lo dico a fare?